Da un piccolo seme possono nascere tanti fiori. Si è costituita l'associazione Giuseppe Parretta ad Un Passo da Te, dove dai giovani di Crotone nasce la voglia di riscattare la città per essere un esempio di legalità e poter rappresentare un'altra Calabria. Loro sono 15 ragazzi, amici del giovane Giuseppe Parretta, scomparso prematuramente un anno fa, e l'obiettivo che si sono prefissati è abbracciare più ragazzi possibili da tutta la parte della Calabria. La realtà che è una cosa che qui a Crotone, in Calabria, purtroppo sta mancando un po' troppo. Ce ne siamo resi conto quando ha perso la vita qui Giuseppe. A un anno di distanza dobbiamo cercare di far capire cos'è la legalità a tutti i ragazzi e a tutti i crotonesi e tutti i calabresi. Sì, ci sono varie iniziative come il concorso letterario che già in tutte le scuole della Calabria, sono 800 scuole, un concorso regionale dove verranno premiati 60 ragazzi tra il 30 marzo e il 10 aprile durante una serata di beneficenza. Poi c'è anche il torneo della legalità che verrà visto e occupati tutti i ragazzi di tutte le scuole, ogni scuola avrà una sua squadra, si dovrebbe svolgere al 90% allo stadio, quindi è un altro modo per fare aggregazione tra tutti i giovani. Sembra una cosa banale, però con la legalità, l'aggregazione da parte di tutti i giovani, magari qualche criminale, vedendo un gruppo di 100, 200, 500 giovani che magari si muovono contro le piccole criminalità, cominciano già ad evitare di fare qualcosina. Ci occuperemo anche del bullismo, del cyberbullismo nelle scuole, una cosa che purtroppo sta avendo il sopravvento, quindi lotteremo per far capire sia ai bulli che alle vittime di bullismo come si può sconfiggere. Si parte con questo numero, ma chi siete? Siamo 15 ragazzi, ovviamente siamo nati oggi e il nostro obiettivo è arrivare ai numeri che ho detto prima per appunto ottenere quello che spetta a Crotone. E per coinvolgere tutti i ragazzi di Crotone a nostro favore ed essere appunto contro questa ingiustizia. Che messaggio volete lanciare alla città di Crotone? Vogliamo lanciare il messaggio alla città di Crotone che non siamo tutti un popolo non attivo, che siamo un popolo che vogliamo andare avanti, però con la forza di alzare la testa quando camminiamo e di non abbassarla contro le persone che non sono giuste. Ma come può crescere Crotone? Come può crescere Crotone? Questa diciamo che è una bella domanda, vero? Allora, i ragazzi non sono degli sprovveduti. Libere Donne aveva avuto una proposta da parte di alcune associazioni importanti dell'Italia che ho incontrato a Roma per quanto riguarda lo sviluppo del turismo, e quindi io ho deciso di passare questo contatto importante che porterà tanto turismo, un progetto importante per sviluppare tutta la Calabria. Lo farò sviluppare ai ragazzi dell'associazione di Giuseppe, quindi che ben venga la rinascita della Calabria con il turismo. Abbiamo dei contatti importanti, quindi arriveranno dei pullman, ci hanno chiesto di fare, non lo posso anticipare tutto perché sarebbe troppo bello, abbiamo un progetto che farà arrivare questa associazione che ha diciamo come 400.000 utenti che arriveranno in tutta la Calabria, quindi ci lavoreremo seriamente, ho già detto di sì, quindi che ben vengano tutte le persone che ci vogliono dare una mano e che hanno la voglia del riscatto della Calabria. A tal proposito, il 7 ci sarà il processo? Sì, ci sarà il processo, quindi sarà un'altra giornata un po' impegnativa dove cercheremo di fare avere giustizia al nostro Giuseppe. Ma insieme a lui ricorderemo tanti altri giovani quando ci batteremo in quell'aula, affinché Giuseppe, Marco Vannini, Pamela, Jessica e tutti gli altri, con tutto quello che succede in questi ultimi 20 giorni, ore, perché oramai stiamo parlando di questo quando parliamo di vittime innocenti e di morti bianche, abbiano un segnale preciso, che è quello che anche la magistratura deve dire no a delle cose, devono cambiare le leggi. E un'altra cosa importante che farà questa associazione è quella di riprendere la petizione che abbiamo lanciato ad aprile, perché bisogna dire no al rito abbreviato negli omicidi efferati. Pochi giorni dalla sentenza su Marco Vannini, sull'omicidio Vannini.
Sì, la famiglia Vannini, io l'ho scritto tante volte, ho cercato anche il contatto personalmente con Marina, la nostra piena solidarietà, perché è impensabile per un genitore che perde un figlio in quel modo, dove c'è anche il mancato soccorso, no? C'è la consapevolezza di vedere una persona che muore così, lasciarla morire, è inaccettabile accettare una condanna del genere. Quindi questi genitori fanno bene a ribellarsi, l'Italia penso li stia appoggiando ed è giusto che si protesti in un certo modo alla magistratura, perché quando uno perde un figlio è un dolore grande, si sopravvive, e quindi è giusto veramente fare rete, dovremmo unirci genitori per stare davanti alla magistratura in piedi e chiedere una giustizia più forte, perché solo quando noi riusciremo a fare questo tutti insieme, dall'altra parte ci sarà la consapevolezza di cosa si prova quando si perde un figlio. Si può credere ancora nella giustizia? Ma più che nella giustizia, nelle persone come Katia Vilirillo che si battono veramente per la legalità. Io mi sono rivolta a lei, alla sua associazione, e in pochissimi giorni è riuscita veramente a fare, tramite la sua legalità, quello che il comune non è stato capace di fare in parecchi mesi. Le nuove generazioni possono insegnare alle vecchie generazioni? Certo, si può. Che cos'è la legalità? La legalità si tratta di legge, di una legge creata e deve essere rispettata. Dove non tutti rispettano, e tanti dei genitori, diciamo maggior parte del popolo, ha paura. Io credo comunque in legalità, bisogna parlare molto e di non dimenticare che la legalità è stata creata e deve essere rispettata sia per noi sia per quelli che lo fanno. L'illegalità ha paura dei giovani? Diciamo i giovani, la maggior parte dei giovani hanno paura, perché i giovani non parlano i propri problemi e i genitori devono aiutare molto i propri figli. Ma da Crotone si può fare rete in tutta Italia? Come ho già detto prima in conferenza, praticamente questa iniziativa l'ho apprezzata dall'inizio, perché Crotone ha bisogno di un segnale forte. Crotone ha un problema serio e grande, il problema della criminalità. È qualcosa che va affrontato, però non partendo dall'alto ma partendo dal basso. Questi ragazzi hanno preso la strada giusta. Per combattere la criminalità bisogna educare, andare nelle scuole elementari, nelle famiglie e cercare di, come dire, educare i bambini che questo è un territorio degradato per il malaffare che parte dai politici e finisce, diciamo. Però non bisogna colpire solo chi è organizzato in modo criminale, ma anche quello che c'è intorno. La nostra cultura mafiosa deve essere, come dire, essere trasformata in cultura antimafia. Bisogna creare degli anticorpi. Questi ragazzi penso che sono sulla strada giusta e veramente complimenti davvero per questa iniziativa.